siamo banalmente felicissimi. E la partita io la spiegherei molto velocemente in questo modo qua. Noi sapevamo, e io l'avevo detto, ma non perché sono un genio, perché lo sappiamo tutti, che loro sono atleticamente superiori a noi. Bisogna essere anche umili quando si parla delle nostre caratteristiche e delle caratteristiche altrui. Non ho mai detto che Pistoia è più forte di noi, ma ho detto che loro sono più atletici. Per degli sprazzi di partita noi li abbiamo sofferti, perché ci saltavano letteralmente sulla testa. Detto questo, in una giornata in cui, oltretutto, abbiamo fatto molta fatica col tiro da fuori, perché da sotto è vero, come avete detto voi, che ne abbiamo sbagliati tanti svirgolati sul ferro, da fuori non abbiamo mai segnato, e quindi non riuscivamo a aprire questa benedetta scatola, in tutte queste condizioni che ho appena detto, questa vittoria vale veramente doppio. Una partita decisa da un colpo di campione assolutamente di Turner, perché è un killer, una partita dove assolutamente oggi non ha brillato, dove non ha fatto vedere il meglio del suo repertorio, dove ha forzato dei tiri, sbagliando delle situazioni e incaponendosi. Il tiro della partita, come nel nostro molto difficoltoso campionato, aveva già dimostrato altre volte, e lui l'ha messo, tanto di cappello. Senti Sandro, la vostra zona, lo chiedevo prima a Paolo, la vostra zona tutto campo, aggressiva tutto campo, che avete fatto gli ultimi due minuti, a mio modestissimo parere, ha girato un po' l'incontro. Non era il caso di provarci anche magari prima, in quel terzo quarto in cui abbiamo subito molto, una bella match-up adattata, non lo so. Io credo che le cose tattiche possono sempre funzionare, vale la pena provarle, ma devi provarle nel momento in cui te hai un minimo di fiducia, mi spiego meglio. Magari sei sotto di 10, però fai un paio di canestri, vai sotto di 6, è il momento di fare qualcosa di tattico. Se sei sotto di 10, prendi due canestri, vai a meno 14, non provare niente perché tanto non viene. Questo è come la penso. L'hai ordinata quando ho preso fiducia. Esatto. Sì. Avevamo parlato in settimana dei due giocatori che dovevate recuperare. Aspetti ancora un po' alti e bassi. Johnson, per me stasera, non dico che l'ha vinta lui perché il tiro finale l'ha messo tanto, però vi ha tenuto le ali, ha dato fiducia, ha preso con un grande coraggio un sacco di iniziative. Io onestamente sono stupita anche dal repertorio che ha fatto vedere. Poi soprattutto perché è fatto contro una squadra di atleti. Siccome dice anche lui è leggero e non va via nessuno, mi ha sorpreso che proprio stasera invece, come ha fatto? Guarda, sono due o tre settimane in allenamento, anche con Umberto e Spiro ne parliamo sempre, che lui sta andando veramente bene. È ovvio che, come vi dico sempre, in allenamento magari ha davanti Aston o Bernardo, che non sono Washington, e quindi c'è un'altra fisicità. Però doveva arrivare perché ha fatto dei miglioramenti incredibili da quando è arrivato qua. E non avrei pensato che magari faceva 24 punti, ma mi aspettavo qualcosa di importante da parte sua. È vero che in tanti momenti bui lui ci ha tenuto letteralmente a galla. Petty non mi è dispiaciuto, perché ha cercato di fare quello che gli era stato chiesto, senza forzare troppo, attaccando quando c'era la possibilità. Purtroppo loro sono bravi a chiudere l'area, perché magari riesci a battere il tuo e poi arriva Daniel o Johnson che ti stoppano. E noi quella cosa lì la subiamo un po', e è la cosa che probabilmente, anzi sicuramente, ha frastornato Turner nella prima parte di partita. La bomba di Musso l'ha detta, ne ha fatta una, ma ha girato la partita. No, è una squadra, credo che abbia dimostrato anche oggi, una squadra che non si arrende, una squadra che ha attributi importanti. E piccolo merito, scusate, me lo voglio prendere anch'io, perché noi quando possiamo veramente non molliamo mai. Mi potreste dire, ma Sassari non conta, Sassari ci giochiamo 10 volte, 9 volte ce ne dà 30. Oggi era da vincere e con grande carattere l'abbiamo vinto.